Buongiorno cari ragazzuoli, ennesima puntata di Total Music, il grande viaggio di Edoardo Buso con me, Luigino Buso, alla voce il gorilla. Il primate, quello che Darwin chiamerebbe l'anello mancante dell'evoluzione. Ringrazio Edoardo Buso dall'altra parte del vetro a selezionare la musica e oggi ci ha selezionato un brano rock punk degli anni, primi anni 2000 di una band alternative italiana, gli Zeta Zero Alpha, dall'album Hate for Breakfast con Guerra. E poi un brano Latin House, cioè Junior Jack con E Samba, anche questo dei primi anni 2000. Ma oggi vi parlo di un altro autore, di un autore di libri, di un saggio oggi, di Bertrand Russell, filosofo e matematico britannico, che dibatté una serie di temi religiosi nel Novecento e prese delle posizioni antireligiose furono oggetto di forti critiche e di pesanti ostracismi, come il caso dell'incarico al City College di New York, che destò l'ira dei clericali che diede inizio a una violentissima campagna di diffamazione e di intimidazione. Bertrand Russell, nel suo libro Perché non sono cristiano, critica chi crede nei dogmi dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Ritiene Gesù almeno il più saggio degli uomini. Perché? Perché secondo lui Gesù non è il più saggio degli uomini, un attimo ve lo trovo, perché non si era reso conto, si era convinto dell'imminenza della sua seconda venuta. I primi cristiani credevano in questa imminenza e conformemente alla sua parola non si curavano del domani. Ma poi non vi fu alcuna seconda venuta, ma c'era anche un altro aspetto, quello morale, che negherebbe tale saggezza. L'insegnamento di Gesù infatti prevede il castigo eterno. Ciò, secondo il filosofo gallese, è segno di scarsi sentimenti di umanità. E poi anche perché la morale sessuale, i danni della visione della sessualità come peccato e della sua relegazione nel solo matrimonio indissolubile, dal mancato controllo delle nascite alle conseguenze neurotiche del tabù nei giovani sottratti alla conoscenza dell'ars amandi. E poi come forte fonte di intolleranza, soprattutto nel Medioevo, durante l'Inquisizione. E quindi Bertalas si dice proprio un atheo completo e totale. Quindi questo libro, Perché non sono cristiano, Why I'm not a Christian. E adesso andiamo a ascoltare della buona musica. Un grazie a Zosini in redazione e buon ascolto da Luigino Buso.
Total Music.